Sì, regà. O sto a fa. Get ready, motherfuckers! Meritiamo l'estinzione. Meritiamo l'estinzione. Io adesso, come dice un amico mio, lo faccio per la scienza. Io devo capire perché mangiate questa roba. Ma lo dovete spiegare? Per stare seduti in un ambiente bello? No. Per mangiare sano? No. Per mangiare buono? Mo lo assaggiamo. Per risparmiare, raga, io un cazzo di crispy mac bacon piccolo, 5,40 euro. Cioè, non è che costa poco. La qualità? Dai. Allora, veramente, voi adesso 5,40 euro. 5,40 euro. Guardate che cos'è. Cioè, ma che è? Regà, per 5,40 euro. Cosa state dicendo? Cosa state dicendo? Siete impazziti? Siete impazziti? Cosa c'è qua? Cosa c'è? 5,40 euro. Ma che vi siete impazziti? Ma stiamo fuori, c'era il filone di gente. Ce ne fosse poi uno normale. L'omini che tettine, la pancia, i culi sfranti. No, no, beh, regà, ma che cazzo sta a dire? Oh, ma questa è una presa per culo. Questa è carne. Questa è carne. Voi mangiate questa roba, ragazzi. Questa è fatta con la stampante 3D. Questa è carne. Ragazzi, non ci scherzate, eh. Perché quando voi mettete dentro al vostro corpo queste cose, il corpo poi le deve smaltire, eh. È una questione proprio di salute, eh. E gli anni passano in fretta. Io mi pare ieri che c'ho 20 anni, mo ce n'ho 44. E il colon mi ringrazia per non essere mai mangiato sta carne qui. Questa è carne. Ma poi, ripeto, non è economico. Questa che è? Una fettina di hamburger. Ma raga, questo mangiate voi, oh. Ma che stiamo scherzando? 5,40 euro. Ma che cazzo state a dire? Impazziti de merda. Mi dovete a questo punto aiutare a capire. Ma lo dovete scrivere nei commenti. Perché così tanta gente in Italia mangia il Mac? E perché mangiate il Mac? Cioè, qual è il motivo? Roba buona? Se spende poco? Non mi pare. Un bel posto. È un fast food, è veloce, c'era il filone, ci ho messo mezz'ora per piare la roba. Cioè, non capisco. Apriamo ufficialmente il format panini criminali. E li famo tutti, regà. Fast food, panini d'ozzozzone, a notte, piccole catene, grandi catene, hamburgerie, tutto, segnalatemi tutto. Quelli buoni, che esercizie, quelli schifosi, tutto quanto. E addirittura la vostra mente malata c'ha pure le preferenze e fa i paragoni tra il Mac e il Burger King. Allora adesso andiamo pure dal Burger King. Addirittura, capito, ci stanno le preferenze. No, il Burger King è meglio del Mac. No, il Mac è meglio del Burger King. A voi serve un percorso di analisi, regà. Detto questo, come dico sempre, piuttosto di spendere 5,40 euro per una cosa del genere, fatevi un bel pezzo di pizza bianca con dentro la mortadella. Oppure un buon pezzo di pizza. Ma capisco che sono cose differenti. Cioè, la pizza non è il panino che hamburger. Perfetto. Dopo il Burger King, allora andiamo a provare altri panini che hamburger, comparando la qualità e ovviamente anche il prezzo. Burger King, che vedevo dall'indirizzo, regà? Non credo non ci sia bisogno, no? Burger King è Burger King, sono uguali ovunque. Già qua il discorso è un altro, più che altro per il prezzo. Non sapevo che prendere, stavo nel completo imbarazzo, regà. Io alla fine ho detto un cheeseburger 1,50 euro. Allora qua già posso capire, sono povero, non ho i soldi, sono un bambino di 11 anni, sono uscito con la paghetta da casa, ho 1,50 euro. Rimane il fatto che con 1,50 euro, regà, ci prendete un pezzo di pizza con la mozzarella.
e mangiate. Però già qua posso capire, cioè non costa niente praticamente, e quindi c'ho quelli dei soldi, me compro quello. Cheeseburger è pure vero che è un mozzico, perché questa roba qua è un morso, ok? Dopodiché, a parte il formaggio che ti esce il terzo occhio e il condimento, ma e ovviamente per un euro e mezzo che cazzo di pretese ci abbiamo, questa è la carne che c'è all'interno, ma per un euro e mezzo fatevi delle domande: che carne ci può stare qua dentro? Madonna mia, per me potrebbero chiudere tutti domani, fallire miseramente. Non è mangiabile. Capisco un euro e mezzo, ma non è mangiabile. Non so che dire, regà, questa roba qui mangiatevela voi. Quello che mi fa ride, e che mi fa ride tanto, è che poi ci stanno pure le fazioni, capito? Quello è meglio di quell'altro. Vi siete fottuti il cervello? Cioè, invece di dire, vabbè, ok, è spazzatura, però mi dà la schicchera chimica al cervello. Una volta al mese ci capito. Oppure mi fio, mi rompe i coglioni, vuole l'Happy Meal. Portamola a mangiare sto cazzo del P1000. Invece no, cioè voi mangiate perché è buono secondo voi, e non solo, Burger King è meglio del Mac, perché argomentate pure, capito? Oppure il Mac è meglio del Burger King. Io non c'ho parole, cioè a me è la prima volta che faccio un video e che non so che di, cioè non so esternare il mio disappunto. State fuori, regà, state fuori. Molto bene, partiamo dal presupposto che c'ho proprio voglia di panino e di fast food. C'è sta roba meglio, quindi, di quelli che abbiamo visto fino a mo'. Ci stanno magari dei punti vendita che ci stanno 3-4 posti che fanno cose sicuramente migliori. Mo, quindi, uno potrebbe essere questo, BFR, circonvallazione Gianicolanze 392. Vediamo un po', fast food per fast food, tutto un altro pianeta. 6,50 euro, in teoria quello che dovrebbe essere il cheeseburger, anche se c'è tanta insalata fresca e più salse. I panini vanno tutti tra i 6 e gli 8 euro. Servizio educato, preciso, pulito, coordinato. Cioè, raga, è tutto un altro pianeta. 6,50 euro questo, ma capite che da, pure quello del Mac che manca. Cioè, era più piccolo del palmo mio della mano, qua stiamo a parlare proprio di tutta un'altra cosa. Dal pane, all'insalata dentro, all'hamburger, di quanto è grosso, cotto meglio, ma sicuramente pure di qualità migliore. Quindi io rimango senza parole quando continuo ad andare al Mac o al Burger King. Cioè, anche il rapporto appunto prezzo, quanti, questo è un panino. Dai su, raga, ma di che stiamo a parlare? Hamburger più spesso, tutta un'altra cosa, dai, ma si vede, no? No, magari il BFR sta a Roma e c'ha altri punti vendita. A San Benedetto del Tronto non c'è, ma ci sarà un altro che fa i panini così e che praticamente con lo stesso prezzo del panino del Mac, perché non sono economici. Quelli che già vai a prendere un po' meglio, un po' più grossi, eccetera, te mangi un panino. Ma guarda il pane, cioè, questo sembra pane vero. È pane vero, non è pane fatto con la stampante, è buono. Cominciamo a dare i voti, partendo dal presupposto che per me i primi due sono da un voglio di zero, perché comunque voglio calcolare la schimicata. 2, il mio voto è 2. Io a questo gli do un bel 7 pieno. Per me è 7. Ma poi è grosso. Questo è un panino. È buono. È proprio buono. Oh, ecco qua, ultimo posto, via Paginotti 21. Stiamo da
Ciccio's Food. E lui è Gennaro, il mio barbiere di fiducia, quello che fa i miracoli. Che cazzo vuoi? Devo stare a io il microfono, vai, ti metto nel video, eh. Tu cazzo hai speso da Ciccio? Eccolo. Si vede? €6,90 e non so, si può considerare pure lui fast food? Sì, perché ordini per panino e te ne vai, si può considerare paninaro? Ovvio, fa quelli. C'ha più punti? Mi pare proprio di sì. Qualità superiore rispetto sempre ai primi due? Cioè, non è paragonabile. Soprattutto perché sempre rimaniamo in range 6-7 euro. Il primo Mac ho pagato 5,40, quindi non mi potete dire che lì costa poco, conviene. Packaging che batte tutti, perché ovviamente qua io gli posso dare pure un morso al panino, rimetterlo dentro e portarlo via senza buttare niente. Anche questo in teoria sarebbe il classico cheeseburger, solo che 6,90 c'ho 200 grammi di hamburger dentro, di manzo, pane. Hamburger bello alto, cheddar, salse. Questo è un hamburger, questo è un panino, regà. Cotto meglio. È buono, raga. È differente dal BFR. Meno salse, però carne cotta meglio. Ma io lo metto su quel piano, cioè, quindi se devo dare un voto per me è 7 anche Ciccio. Buono, onesto. Il rapporto qualità-prezzo non si può dire niente. Se può dire, abbiamo aperto ufficialmente i panini. E quei panini c'è mondo, perché dai fast food, però segnalatemi le qualità. Non mi segnalate le merdate da food pornari, che di qualità poi dentro non c'è niente. Hai panini dello Zozzone, hai panini di casa arsiccia, hai panini delle sagre, se li famo tutti e li votiamo e li segniamo, li mappiamo. Scrivetemeli qua sotto i commenti del video, che ormai su Instagram, regà, mi sto a perdere, troppa roba, impossibile proprio stare appresso con tutto l'impegno del mondo. E su Instagram però mi potete chiedere il link della mappa criminale che stanno facendo due ragazzi, totalmente gratuita, dove ci sono mappati tutti i posti che abbiamo visitato fino ad oggi per categoria. Magnate meglio. Se vedete al prossimo video, iscrivetevi al canale. Ciao.